32 persone, 17 donne, 15 uomini, età media 42 anni, pochi gli ex consiglieri comunali, piuttosto giovani professionisti che hanno scelto di scendere in campo alle prossime amministrative con Morra sindaco. È la lista di Futuro In, ispirata dall'attuale vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti e che si presenta alla città come speranza di rinnovamento politico. Quali sono le caratteristiche principali di questa lista? È una lista dove ci sono 17 donne e 15 uomini, ha un'età media di 42 anni, 27 candidati non sono mai stati in consiglio comunale, 5 hanno avuto delle esperienze, per quello che abbiamo parlato di rinnovamento competente, 4 sono imprenditori, 3 sono presidi, dirigenti scolastiche. Due avvocati, due veterinari, 3 dipendenti del settore privato, 3 dipendenti del settore pubblico, un geometra, un architetto, un commercialista, un ingegnere, c'è un po' di tutto, come è giusto che sia, mi sembra che rappresenti adeguatamente quello di cui ha bisogno la città, poi lo decideranno i teramani ovviamente. Quale sarà il loro messaggio, il messaggio di questi giovani? Un messaggio di umiltà, di passione e di coesione. È qualcosa che è mancato nel recente passato e che rappresenta la base minima per poter far ripartire la città. Che percentuale si aspetta? Non lo so, perché sono riuscito a convincere a candidarsi che è una cosa sana, che è una cosa sana, ogni tanto qualcuno va in giro con le spillette, non sono candidato, non è un pregio, la spilletta dovrebbe essere sono candidato e mi metto a disposizione della città, mi sottopongo al giudizio dei miei concittadini e ne ho convinte 56, 57, 58 di persone a candidarsi, chi ha scelto, ha preferito un percorso civico si candida con Futuro In, chi ha preferito un percorso partitico si candida con Forza Italia, quello che mi interessa è la somma e soprattutto quello che mi interessa è la somma del candidato sindaco Morra.